è suonata la prima campanella al liceo Misticoni Belisario di Pescara questa mattina. Si riparte con uno zaino pieno di sogni, di progetti, come giusto che sia, e si mette da parte qualche piccola problematica che ogni anno ciclicamente fa il suo ingresso, quasi a ricordare che si inizia ancora una volta così. Il precariato dei professionisti della scuola, qualche rincaro per le famiglie, insomma le classiche risorse che scarseggiano. E nel caso del MIBE si attende la nuova sede, ma il cantiere è già pienamente operativo. Sono 130 i ragazzi che da 2 anni prendono la navetta messa a disposizione dalla provincia, arrivano nella sede di via Einaudi, ma è iniziato intanto il conto alla rovescia. Qualche mese ancora e vi ritroverete tutti qua. Eh certo, quindi è ancora più bello secondo me stare tutti insieme e mischiare anche l'artistico con il musicale e il coreutico, quindi siamo felici anche per questo. Qual è la disciplina che ti piace di più? Dai, quello scegliendo quest'anno io il multimediale e il reparto insomma cinema. Sogni di diventare regista o attore? Beh, diciamo più verso l'attore, dai, dato che l'ho già studiato anche da piccolo, quindi mi piacerebbe approfondire. Fammi una piccola parte, quella che vuoi. In questo momento non mi viene tanto in mente, però una frase di Shakespeare potrebbe essere o non essere. E questo è il problema. L'esercito dei docenti e del personale ATE è già sul campo da settimane. I doveri al centro, anche perché tutto ciò che materialmente si fa è un esempio che vale molto di più di 100 parole, come la buona pedagogia insegna. Noi abbiamo deciso di anticipare l'apertura di una settimana rispetto al calendario regionale che ha predisposto l'apertura il 13 di settembre, proprio per effettuare il tempo scuola necessario con la chiusura dell'8 giugno. Quindi avendo la settimana corta, che prevede i sabati a casa, abbiamo dovuto effettuare questa scelta per guadagnare tempo in vista dello svolgimento delle attività stabilite, insomma. Come hanno accolto i ragazzi questa decisione? I ragazzi sono molto contenti, molto entusiasti, sono la nostra cartina di tornasole, hanno visto in noi l'entusiasmo e quindi sono rientrati contenti. La prima campana è sempre una grande emozione per noi docenti e per loro. Dal 13 settembre tutti al lavoro fino al primo ponte previsto per le scuole pescaresi, quello di San Cetteo. Le scuole resteranno chiuse anche il 9 ottobre.